immaginazione, intuito, deduzione. Queste sono le qualità tipiche di un detective, il cui massimo esponente letterario è il celebre Sherlock Holmes, nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle nel 1887. L'ultima incarnazione della serie di videogame firmata Frogwares dedicata al personaggio, Sherlock Holmes Crimes and Punishments, al netto di alcuni suoi innegabili difetti, può essere considerata il miglior titolo dedicato al personaggio, dato che permette al giocatore di scegliere la conclusione del caso in corso, giusta o sbagliata che sia. Crimes and Punishments è un adventure game di tipo investigativo, che pone i giocatori direttamente nei panni del celebre detective, al quale vengono sottoposti 6 delitti insolti. Nella prima fase di ogni caso, il compito sarà quello di esplorare le ambientazioni disponibili, oltre alla scena del delitto, alla ricerca di indizi utili a individuare i sospettati. Le abilità del detective di Baker Street giocano un ruolo importante nell'individuazione degli indizi, attraverso l'uso di 2 visuali alternative. La prima, definita immaginazione, permette di ricostruire il modus operandi del sospetto, mentre la seconda, chiamata talento di Sherlock, vi darà l'abilità di osservare una scena e scoprire dettagli nascosti. Alcuni indizi diventeranno poi temi di discussione per le conversazioni che si avranno con i testimoni e i sospetti, durante le quali avremo la possibilità di analizzare dettagliatamente l'aspetto esterno degli interlocutori e scoprirne i segreti. Una volta raccolti tutti gli indizi possibili, o anche solo una parte, entrerà in gioco lo spazio deduttivo, in cui le prove verranno collegate per comporre le deduzioni. Una novità rispetto al passato è la possibilità di giungere a più conclusioni, grazie alla presenza di ipotesi divergenti, ottenibili collegando gli indizi in maniera diversa. A seconda di come si deciderà di accusare il colpevole, secondo un sistema di scelte morali che permette di condannare pienamente oppure assolvere, giustificare o trattare in modo più subdolo il sospettato, la moralità di Holmes verrà modificata per rispecchiare le nostre scelte e andrà ad incidere sui successivi eventi della trama. Potrà quindi capitare di mandare innocenti in galera oppure di assolvere efferati criminali con tutte le conseguenze del caso. Sul piano tecnico, l'introduzione della Unreal Engine 3 ha permesso agli artisti di Frogwares la creazione di ambientazioni e modelli dei personaggi più interessanti e piacevoli a guardarsi, ma caratterizzati da alcune pecche fastidiose. La loro staticità diventa evidente non appena si prova a deviare dal percorso deciso dagli sviluppatori. Oltre ad alcuni muri invisibili, durante l'esplorazione delle scene si scopre presto che l'interazione è limitata alla sola scoperta degli indizi. I personaggi invece sono ricchi di dettagli, sia nella foggia degli abiti sia nei volti. Peccato che lo stesso impegno non sia stato impiegato anche nella realizzazione delle animazioni. Il comparto audio infine rappresenta uno dei punti forti della produzione. Affiancata a un doppiaggio inglese molto buono, abbiamo trovato un'interessante colonna sonora, che accompagna discretamente il nostro detective durante l'esplorazione delle varie scene. Sherlock Holmes Crimes and Punishments è un'avventura investigativa adatta sia a un pubblico fatto di veterani del genere, sia a quei neofiti che vogliano vivere un'esperienza di deduzione, risolvendo in prima persona 6 casi che richiamano vagamente le storie originali di Sir Arthur Conan Doyle. La possibilità di raggiungere conclusioni sbagliate e mandare in carcere degli innocenti costituisce un forte richiamo alla varietà, che insieme alla meccanica delle scelte morali, aggiunge longevità ad un prodotto che altrimenti soffrirebbe di una forte linearità. Evidente pecca della produzione Frogwares è l'implementazione non eccezionale dell'Unreal Engine 3, che a fronte di un colpo d'occhio suggestivo e di personaggi ricchi di dettagli, presenta purtroppo difetti veniali come muri invisibili e animazioni talvolta legnose.